Allora, siccome Gian Domenico Cagliazza, presidente dell'Unione delle Camere Penali, ci deve salutare fra un po' perché ha udienza, giustamente, volevo aprire il tema della legittima difesa, perché in questo fine settimana ricco di eventi è arrivata anche la legge firmata dal Presidente della Repubblica Mattarella sulla legittima difesa, accompagnata però da una lettera con dei rilievi cartello 13. Puntualizzare che appunto lo Stato è il primo responsabile della tutela dei cittadini, il cosiddetto grave turbamento deve avere una portata obiettiva determinata dalla situazione. Spese di giudizio a carico dello Stato solo nei casi di legittima difesa domiciliare, mentre analoga previsione non è prevista per le ipotesi di legittima difesa in luoghi diversi dal domicilio. E poi si interroga sulle ragionevoli disparità di trattamento tra gli imputati di furto in appartamento all'esercimento del danno rispetto alla possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena e quelli che devono rispondere di rapina. Cagliazza, quali sono le vostre perplessità come avvocati? Ma le abbiamo espresse dal primo minuto. La legittima difesa domiciliare è stata introdotta già nel 2006 ed è la massima espansione possibile di questo istituto. Qualunque passo ulteriore, dicevamo, sarebbe stato oggetto di censura o di dubbio di costituzionalità. Quello che è accaduto è che questa riforma è una riforma bandiera, una riforma di pura propaganda. Perché non esiste nessuna persona in questo momento che stia scontando una pena ingiustamente inflitta per mancato riconoscimento della legittima difesa. Abbiamo detto che aggiungere un avverbio qui e là non può modificare nulla, e cioè il grave, e lo dice ora il Capo dello Stato con autorevolezza, cioè il grave turbamento psichico dovuto all'aggressione domiciliare va comunque valutato, non è un automatismo, e se va comunque valutato dal giudice significa che chi uccide difendendosi sarà comunque sempre oggetto di un'indagine giudiziaria, sarà iscritto nel registro degli indagati, come è ovvio che sia, per la ipotesi di omicidio, e sarà indagato per il tempo necessario ad esserlo, perché si dice ma rimangono anni, ma questo vale purtroppo per tutti i procedimenti penali e attiene alla lunghezza delle indagini sulle quali bisogna intervenire, ma non ha niente a che fare con la formulazione della norma sulla legittima difesa. Qual è il pericolo? Quindi è una norma inutile, perché non modificherà nella sostanza nulla, e il Capo dello Stato lo chiarisce, pericolosa perché veicola il messaggio che ci si possa difendere, che diciamo, il domicilio è una zona franca nella quale uno si difende sparando e non gli succederà nulla, e non è così, non può essere così. Il Capo dello Stato ha chiarito quello che stiamo dicendo inascoltati da 7 mesi. E questo è quello di cui dobbiamo prendere atto, allora, vuota, guardi, e pura propaganda politica. Ecco, siccome vedo anche Ignazio La Russa, che peraltro è un avvocato, buongiorno, collegato da Milano. Buongiorno. Mi sembra di vedere che si stava scaldando sulla sedia. La legge sulla legittima difesa l'hanno votata. L'abbrividivo a sentire il collega dire queste sciocchezze, perché il Presidente della Repubblica ha firmato la legge, semmai ha dato ragione a chi come me aveva presentato un emendamento dicendo che grave turbamento importa a ragione una valutazione del giudice sul grave. Bastava eliminare la parola grave, sarebbe stato ancora più corretta la legge. Vede, caro collega, forse è vero che ci sono pochi condannati ingiustamente per essersi difesi a casa, ma ci sono due questioni che non vengono esaminate. No, non ce n'è nessuno, non è che ce ne sono pochi, non ce n'è più nessuno. No, ce n'è, sotto processo. È un allarme virtuale. Non sono in carcere, ma sono sotto processo. Sì, io non ti ho interrotto, sì, capisco che sei in grave difficoltà, perché sostenere da parte di un avvocato queste sciocchezze ti dovrebbero radiare dall'albo. Ti dovrebbero radiare dall'albo dopo che dici queste sciocchezze. Ma il Presidente degli Avvocati come lo radia dall'albo? Guardi, signore, per farlo rientrare in sé, perché dice delle cose veramente insensate. Un attimino. Sia faccia la persona educata quando parla. Io sono educatissimo, ho detto che la dovrebbero radiare dall'albo, educatamente radiare dall'albo, sì, con molta educazione, sì, perché lei fa finta di non sapere che il grave turbamento è una ipotesi
all'atere, la sostanza della norma dice che oggi è automaticamente considerata proporzionale la difesa di fronte a un danno grave e ingiusto. Esatto. Che si manifesta. Continuate a dire queste assurdità. Allora, questo l'ha dimenticato. Un avvocato che non capisce questo, o fa finta di non capirlo, o il bugiardo va. Adesso mi faccio spiegare dalla Russa come faccio l'avvocato io. Sì, purtroppo sì, purtroppo sì. No, vedi, io la ringrazio, allora, ma se devo essere ospitato ad Agorà per farmi spiegare da un signore che si è sono un avvocato a fare il deputato, lo faccio da più tempo. Lasci perdere, non si occupi di diritto. Presidente, allora vorrei un po' impegnative per lei. Io non l'ho interrotta. Sono questioni un po' impegnative per lei. Si occupa di propaganda politica. Se continuate a sovrapporvi, è suscettibile. Io sto parlando di propaganda politica. Scusate, come ti sei sentito colpito? Posso finire due minuti? Pensavo avesse finito, sì, di meno. No, come faccio a finire? Così faccio replicare le ragazze di andare anche in udienza. Finisca, no, la se lui mi interrompe non posso finire. Voglio dire che questa legge serve a evitare quello che è successo dal 2006 a oggi, cioè che i magistrati, a cui non do nessuna colpa, si sono trovati una legge imperfetta che ha consentito interpretazioni variegate, completamente difformi. Abbiamo cercato e ci siamo in buona parte, non del tutto, poteva essere migliore la legge, riusciti a spiegare che quando una persona viene aggredita a casa propria da persone che vogliono provocare un danno ingiusto, ha il sacrosanto diritto di difendersi in qualunque modo. Ecco, la legge ha già preso questo, ma con buona pace del collega. Ce l'ha fatta nel 2006, ce l'ha fatta fare adesso, perché nel 2006 la legge l'ha rifatta la Russa, non io. Sì, sì, la Russa insieme allora, a una coalizione che tirava da un lato e dall'altro. L'ho voluta proprio io la legge, ma non nei termini in cui è stata. Sono io il primo firmatario della legge, hai ragione. È stata votata qui da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia all'incollegamento, e quindi Cagliazza può rispondere. No, ma io agli insulti non rispondo, non come lei ha detto, devo andare in udienza prima che la Russa mi radi dall'alto. Volevo solamente dire questo. Ma vi conoscevate, presidente? Vi conoscevate? No, prima, non l'ho insultato. No, ho detto che ha detto delle sciocchezze. No, va bene, ho detto delle sciocchezze. E vabbè, d'accordo. Adesso per se me mi fa la mia valutazione. Sì, se mi fa. Adesso facciamo che ho detto scemo. Se mi fa chiarire, volevo solamente come dire. D'altronde, se il capo dello Stato ha ritenuto di dover accompagnare la legge in modo eccezionale con delle precisazioni, firmata, o aveva non aveva altro da fare, o qualche ragione ci sarà. Firmata. Allora, quello che volevo dire solamente, ribadire, informare gli spettatori che i casi di legittima difesa domiciliare sono stati nel 2005 3, nel 2006 ma 2. Che nel è 2007, vero questo, è vero, la Russa, l'abbiamo fatto vedere tante nessuno, volte. Io conosco, io personalmente, se mi fate finire, ho messo in lista cinque persone, cinque, sono addirittura candidati cinque. La Russa ha parlato finora, facciamolo finire, poi continuiamo. Sì, ma dice bugie. Se si mette legge, allora se ma perché tutti c'entra casi, il numero? Tutti i casi conclusosi con il riconoscimento. Con il riconoscimento della legittima difesa, salvo che si pretenda di riconoscere la legittima difesa a chi fa inginocchiare il ladro di due taniche di benzina e gli spara. Questi sono i numeri. Ma che c'entra? Poiché, che c'entra con la legge? Quello è posso finire o non posso finire? La Russa, facciamolo finire, no. Dai. Poiché, mi ha interrotto continuamente. Adesso subisci le interruzioni. Dai, adesso subisci le interruzioni. Per favore, non facciamo ragazzini, poiché dai. Ma questi chi la fa, sono i numeri, qualunque persona comprende che si è allora, creato ad arte una emergenza sociale ad che arte. Semplicemente non esiste e non può esistere, non c'è
nessun automatismo del quale parla e continua a parlare l'onorevole La Russa, non ci sarà, non ci potrà essere nessun automatismo. L'automatismo cosa vuol dire l'automatismo? Perché un fatto omicidiario non si può sottrarre alla valutazione dell'autorità giudiziaria. Avvocato, la interrompo un attimo, cioè se c'è una persona morta o ferita a terra, il processo si apre, ovviamente. Ovviamente, necessariamente, perché non è che basterà che vada lì un geometra e dice è avvenuto dentro casa e allora ce ne andiamo. Si farà un'indagine, si valuterà, dice il capo dello Stato, la oggettività e la giustificazione dello stato di alterazione psicologica e si valuterà la proporzionalità. È inutile che raccontate, per dirla conclusivamente. Si può vendere la crema sciogli pancia dicendo che scioglie la pancia, ma state sicuri che non la scioglie la pancia. Ecco, mi dispiace, eh? Va bene, grazie Presidente. Posso dire l'ultima cosa? Posso dire una cosa? Sì, aspetti La Russa un attimo. Mi lasci dire, ci metto 30 secondi. A Cagliazza lo deve dire questa cosa per forza? 30 secondi su questo, poi non polemizzo. La legge è diventata necessaria perché, a differenza che nel passato, quando i criminali, i delinquenti italiani le rapine le facevano in maniera cattiva, ma alle poste, alle banche o al massimo alle reficerie, è arrivata in Italia, e mi pare strano che non ci se ne accorga, una nuova criminalità, prevalentemente dall'est, che ha scelto di utilizzare il loro metodo, che è quello della rapina in casa. Si sono moltiplicati a centinaia le rapine. È vero che chi ha reagito sono pochi, ma vero è che le rapine in casa sono state centinaia e centinaia e centinaia, con gente morta, con gente picchiata. Per questa nuova emergenza è stato necessario fare una nuova legge. Mi meraviglio che non lo si capisca. Chi viene, come che sto parlando? Chi entra in casa mia deve sapere che rischia che io mi possa difendere. Semplice, molto semplice. Allora, se non lo capisci, pazienza, mi farò uno sforzo. Sì, Bortone, fai uno sforzo forte. Aspetti però. Che qui, grazie Presidente, non fammi più un sospiro.